Buongiorno a tutti dal mio Insta Park, siamo qui a registrare questo video post partita di Milan Genoa. Prima di parlare di Milan Genoa, volevo parlare di una selezione che si stava andando al degrado in Lega Serie A, non stanno capendo più niente. Rischiava pure di saltare questa giornata. Ma in un modo per me incredibile. Praticamente è successo che nella partita delle 12:30 i giocatori di Pam e Spal, mi sembra, erano già pronti per scendere in campo, per giocare, erano quasi sul campo. Li hanno fermati dicendo aspettate, non si gioca. Rientrano negli spogliatoi, li hanno fermati, non li hanno fatti andare via dal campo. Io ho detto che molti giocatori si buttavano, davano pugni al muro, ho detto ormai noi siamo qui, noi vogliamo giocare. È giusto. Fai andare alle scuole di campo e poi non li fai giocare. È mancanza di rispetto. Poi, che successo? Hanno aspettato 40 minuti, mi sembra, alle 13:45 è arrivato il comunicato, si gioca. Tutte le partite verranno giocate, e infatti hanno giocato la giornata. E fino a un minuto prima dell'inizio della giornata stava saltando tutto. Vediamo cosa succede nei prossimi giorni. Per me, io penso che se prendo questa decisione, per me è giusta e l'accetto, la sospensione del campionato. Poi vediamo che modalità usa, se sospendono il campionato, se non danno lo scudetto a nessuno, se lo danno alla. In questo caso dovrebbero darlo, penso, alla Juventus, visto che si trova prima. Vediamo che modalità usano, se è una modalità giusta o sbagliata. Comunque, parliamo di Milan Genoa. Purtroppo abbiamo perso, abbiamo assistito a una partita che per me è scandalosa, che Milan non ha giocato bene. Sì, magari il primo tempo ha forse qualcosa, ha avuto qualche occasione, abbiamo sbagliato. Il solito grande Ibrahim ci ha dato quella speranza di avere almeno di tenere lottare nel pareggio, ma non ci siamo riusciti. Il Milan morto, sia per i fatti di società, io penso hanno influito molto, ma io penso una cosa, non è che le società hanno annunciato la sospensione del campionato. E molte squadre giocano ormai così tanto per giocare quella giornata. A me mi sorge questo dubbio. Commentate, vedete se mi date d'accordo a me. Mi sa che pure la ragazza ha iniziato la sospensione del campionato. Per me è un piccolo pensiero mio questo. Pronto, non ha giocato bene. Se continua il campionato dobbiamo cercare di vincere poi senza tifosi. Se il problema è che dobbiamo cercare di ottenere 3 punti per qualificarci in Europa League. Non mi voglio allungare molto, perché mi sembra pure ingiusto incolpare una squadra alla fine non giocare in quelle condizioni. Per me se rinviamo la giornata facciamo pure bene. Per me era pure da migliorare questa giornata, posso fare le porte chiuse, visto che hanno blindato completamente la Lombardia, non si può né entrare, non si può né uscire. Se è di motivi di lavoro, poi si può entrare. In questo caso era motivi di lavoro, quindi si potrebbe entrare. Ma per me, visto che hanno blindato la Lombardia, è il calcio, anche se è un lavoro, per me andava pure sospeso il campionato e evitava gli spostamenti di squadre. Sono spostamenti che si fanno perché dalle altre regioni devi andare in una zona rossa. Vediamo cosa succede a questa settimana, se ci saranno novità per quanto riguarda questo. Faccio un video al giorno, cosa
che decide nella Lega. Cerco di fare comunque qualsiasi altro video di aggiornamento di qualcos'altro, vediamo. Vi invito comunque a mettere un mi piace, condividere e pensare come cosa pensare del fatto della partita, quello che ho detto, che, del mio pensiero, se annunciare il ritiro del campionato di squadra in anticipo o no. Commentare magari cosa pensate di questa situazione che si sta creando in Italia, magari se siete giovani delle colpite da questo virus, commentare per darci, dare informazioni veritiere e giuste, perché in questo momento l'Italia ha bisogno di informazioni veritiere, no? Fake news, perché questa è una situazione che va affrontata seriamente e non fregandocene. Il video finisce qua, quindi vi invito a mettere mi piace, condividere, commentare e soprattutto iscrivetevi nei miei social Facebook, Instagram, Milanista Pazzo, se volete poi su TikTok, Milanista Pazzo Official e non bere male. Forza Milan e forza Italia.